E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video su Black Ops 4 in cui, come potete vedere, andremo ad utilizzare lo specialista Firebreak, specialista che era anche in Black Ops 3 e di cui adesso andremo a vedere le abilità. Innanzitutto abbiamo come equipaggiamento speciale un nucleo reattore che essenzialmente, tenendo premuto, possiamo generare delle radiazioni intorno a noi che fanno danno ai nemici anche attraverso i muri. Il problema è che se teniamo troppo premuto il generatore si surriscalda e causiamo danni anche a noi stessi. L'arma invece è il purifier, quindi il classico lanciafiamme che appunto scioglie i nemici. Ora andiamo subito a trovare una partita e vediamo cosa riusciamo a fare. Ok, oltre che con il Fireback andremo a giocare con il fucile tattico Auger DMR, che è un fucile che non avrei mai pensato di usare, e il fucile a pompa MOG 12. L'Auger DMR, non so se si pronuncia così, comunque quel fucile là è un fucile tattico a ricognizione, quindi che spara colpi singoli, e che non avrei mai pensato di poter usare, che mi sarebbe piaciuto. Invece l'ho usato e devo dire che non è affatto male. Adesso andremo anche a vedere come se la cava. È un fucile, devo dire, che ci sta, perché fa comunque parecchio danno. È un ricognizione, ma fa parecchio danno, quindi riusciamo comunque a recuperare. Vedete? Questo qua penso aveva, non so cosa avesse. Però comunque abbiamo fatto veramente male, pur avendo iniziato dopo il gunfight. Guarda che scandalo! Che tumorato! Invece il pompa shotta con due colpi, quindi non è proprio il miglior pompa che possiamo trovare, e bisogna anche essere abbastanza precisi. Non è proprio un pompa dei migliori probabilmente, però è il primo che per ora ho sbloccato, quindi sono morti. Ok, io vorrei sapere se qua c'è ancora qualcuno. Il problema è che l'unico modo per saperlo è entrarci dentro, e non ci vorrei proprio entrare dentro, sinceramente. Era una burla, non mi picchiate. Problema, fa il generatore. Vabbè, no, non lo fa il generatore, non so per quale motivo non me l'ha piazzato. Fantastico. Poi rispondo davanti al tizio, bellissimo. Allora, concentriamoci. Generatore, vorrei farvelo vedere dietro a un muro, perché diciamo che è il suo utilizzo migliore, fondamentalmente. Quello un po' più tattico, quello un po' anche più fastidioso da subire. Lì c'era un tizio che non c'è più. E qua ce n'è uno, però. Mannaggia, mi ricarico sempre. Devo ricordarmi di non ricaricare, soprattutto su quest'arma, perché ha veramente parecchi colpi per essere un ricognizione, quindi non conviene per niente ricaricare. No, devo giocare meno col pompa, perché è veramente scarsissimo. Cioè, per essere un pompa, questo secondo me penso sia tra i peggiori che possiamo trovare. Invece questo ricognizione è spettacolare, cioè non mi ha fatto niente di danno sto uomo. L'ho veramente fatto malissimo. L'unica appunto pecca è che bisogna mantenersi dalle lunghe distanze, anche se dalle corte non è che faccia proprio bene, eh. Brutto ceffo eliminato. È veramente spettacolare, un'arma, ragazzi, vi ripeto, non avrei mai pensato che mi sarebbe piaciuta, invece è bellissima. È anche abbastanza precisa, non troppissimo, perché in effetti il c'ha un po' di rinculo, un po' anche instabile, però non è per niente male. E riusciamo anche a comebackare abbastanza, perché comunque il danno lo fa. Dalle corte distanze, insomma, bisogna cercare di mirare bene, perché il mirino è abbastanza grande, però ovviamente essendo un ricognizione è parecchio lento. Io lo so, ho visto un tizio, ma non ho dovuto andarci apposta. E qui c'è qualcuno, quindi lo irradiamo. Qui c'era un altro, quindi smettiamo di irradiare. Ok, gli ho fatto 8 danni a quello. Dov'era il tizio che ho cercato di risediare? Non si sa. Però ci abbassiamo qua e bruttiamo un fantastico RCXD. RCXD in funzione. Sono morto. Come sono morto? Non lo sapremo mai. Ok, ho recuperato la partita. Prima stavo giocando veramente male. Qui è pieno, ma pieno, ma pieno, pieno, pieno di gadget nemici. E non so in realtà perché non mi sono esplosi quelli. Non lo boh. Però qua non ci posso passare perché c'è il filo spinato. È veramente una siga il filo spinato, ragazzi. Cioè, è fastidiosissimo. Ma i nemici dove sono? Abbiamo pure il coso che, come si chiama? Lo avvi e li spotta, ma ok. Dardo sensore usato. No, porca miseria, stavo guardando il radar, non ce l'ho fatta. C'era anche un altro.
No! Ho finito il caricatore, altrimenti mi sarei fatto una tripla bellissima. Veramente, ragazzi, che sfiga, l'avete visto? Stavo facendo qualcosa di bellissimo. Peccato il caricatore. Peccato che io vorrei un attimo entrare dentro perché piovono razzi. Veramente è un'arma spettacolare. Sono ancora esterrefatto. Ok, quella è morta, non so chi l'abbia ucciso. Però se qualcuno ha intenzione di venire qua, andiamo di purifier noi. Purifico. Purifichiamo tu. Porca miseria, ce n'era uno lontano. Niente, non l'abbiamo purificato. Tipo, ci si può anche spostare. E vedete, ragazzi, che il non fa tantissimo danno, però dà abbastanza fastidio. Non ho giocato nemmeno malissimo. Ho fatto 18 kill e 1,80 di rate. Non male, dai. Ci sta. Ho fatto una buona partita. Avete visto che questo ricognizione è veramente qualcosa di devastante. Un'arma che inizierò a utilizzare perché mi piace molto. Ed è strano perché di solito io sono un tipo che utilizza esclusivamente mitragliette, cecchini. Proprio se vogliamo osare qualche automatico d'assalto, ma pochissimi. E quindi ecco, l'arma mi piace veramente parecchio. L'operatore anche è molto molto buono. Io, ragazzi, direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete. Lasciate la listissima Secret Junk su Instagram, Facebook, come ogni video. Lasciamo qua sotto in descrizione anche del bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Io sono Gaul. E la tua luce.